amici, stiamo andando al ristorante Il Piave a Frascati. Al Piave, prima di fare, mi ha risposto il signor Salvatore, l'ho riconosciuto benissimo. Stiamo aspettando Ale e Ale. E andiamo. Zona Cinecittà, mi piace molto sta zona. Perché questi spazi così, vedete, c'è del verde. Dietro, siamo a Cinecittà praticamente, dietro al centro commerciale Cinecittà 2, che poi... No, no. Ma Cinecittà 2 è correlato al fatto che c'è anche un Cinecittà 1? Cinecittà 2 vuol dire che c'è anche un Cinecittà 1? Mi stanno guardando sconcertati. No, il centro commerciale, dico. Che si chiama Cinecittà. Ah, ok. A dopo. Outfit della sera, vestitino di Achire. Ragazzi, costava 30 euro, 40 euro quando è uscito. 2,99 euro fine serie. Eccoli. Sembra l'uscita della sposa. Tieni. Sembra l'uscita della sposa. No, no. Certo. Frascati, ragazzi, una nuova località felina. Devo fare la foto qua. Ci vediamo dopo, stiamo andando al Piave. Ciao. Che bella che ho, decenti. E a piedi? Adesso me la sto comprando anch'io, ma di Alessia. Non rompere il cazzo. Bella che ho, e a piedi? Adesso me la sto comprando anch'io, ma di Alessia. Non rompere il cazzo. Noi, come diceva Verdone, noi siamo venuti da Uganda per Papa, ma Papa oggi non è qui. E dove è Papa? Uganda. Questo freddo asciutto? Ci sono 4 gradi, ragazzi, questo freddo asciutto è salubre, domani paralizzata dalla vita in giù. Ma io guarda che c'ho un vestito di lana, cioè non è che mi sta reggendo. Pare che devi andare a scià. Chi? Tu. Ma che c'ho? Devi andare più piano. Prima che mi mettessi le chiodi che sciavo mi vestivo più in quella maniera lì. Ah, la deviazione di salire su è carina, vabbè, bruciamo le calorie prima di averle ingerite. In realtà mi piace sto freddo così perché è salubre. Ricordatevi domani sta frase quando mi sentite al telegiornale. Attenzione. Ancora dire, oh, sto male. Ancora non identificata la nazionalità della ritrovata congelata, sta latite umana. Corri un altro po' alle fratte. Dai, corri. Ancora? Attenzione qua. Siamo nel cuore che batte nel cuore di Roma, anzi di Frascati, uno dei castelli. Ragazzi, almeno dite qualcosa. Qui c'è la rampa. Dite qualcosa almeno. Attenzione, cappa al nonno. Cioè, ma Ale, allora io dico, no, io lo voglio bene ad Alessia, ma sapendo che dovevamo andare nei San Pietrini di merda. Ma io non ho proprio pensato al fatto che dovessi andare. No, Frascati, c'è la sabbia battuta. Tra un po' si affaccia qualcuno. Mi mettevo le fiette. La sabbia battuta, a Frascati è notoria zona dove... Questa dai! Dove vai? Vieni indietro! Vieni. Anche di dubbia. Vieni qua, questi sono piatti. Adesso sto in mezzo, ma se scrivesse il nome delle vie però. Aspetta. Ma mi spiace perché ci sono 2 milioni di ristoranti e 0 persone in giro. Perché è così? Che fa scritto. Settimana la Frascati l'abbiamo portata. No. Perché? L'abbiamo fatta scendere lì. Ah, non me ne sono accorta. È allergica. A cosa? Ai castelli. È allergica al freddo. Lo vedi. Ecco Marino. Dov'è la sagra dell'uva? A Marino. A febbraio. Vorrei capire dove siamo. Ah bene, questo ci fa andare diritto. Scusate. Da lì. Sorry. Dai. Dai, non è che mi stai aspettando. Non c'è altro le mani, questa è la mia. E poi ce l'abbiamo avuto vicino 40 volte. Sì, saremmo girati intorno. State cercando esattamente in Toscana anche lui in Piave. No. Perfetto, ok, allora
davanti al viale, adesso andate dritto dove glielo vedete, dove c'è quel divieto d'accesso. Sì. Ok, perfetto, andate dritto per quella via là, girate subito sulla destra. Ok, attenzione. Trovate un ristorante. Oh, meno male che era ZTL, solo noi abbiamo mollato la macchina. Subito ancora sulla destra c'è una vietta piccolina. Lascia il viale, grazie. Grazie. Ma qui la macchina si poteva arrivare? Con la macchina arrivare là al viave? No, no, qui. Sì. ZTL. No, quest'ora no, ma solo noi c'è domenica, no, non è. Per arrivare con la macchina dovete passare da sopra. Allora il cadavere del nostro amico lo raccatti tu dopo, quando ripasserò lo troverai dove morto. Siete voi? Di Roma, diciamo. Dell'euro. Ah, ecco perché. Io sono dell'euro, gli ho detto io. Beh, io lo per visto. Arrivare con la macchina qua è veramente un casino. Come stava partendo la solfa di dove sei giusto, perché c'è l'accento di suo. Infatti meno male che l'hai stroncata sul nascere. Sì, infatti. Non è che sono da Magliana, c'è quelle classiche, c'è, che io manco mai fatte, manca 15 anni. Che cosa? Io sono da Magliana. Io non le conosco queste cose. Alessia, Ale, ma gli sci li noleggiamo lì oppure gli sci? Dove c'è il divieto a dire. Sì. Gli uscite li noleggiamo lì oppure te li sei portati? Stoppo un attimo, è così. Però, ma che bello quel piumino! Così posso andare a venire a sciare anch'io, guarda che bello, mi piace davvero. E ci aggiunge questi cappottini come i pupazzini. Infatti una volta avevo perso tutte le foto del hard disk. Dove sei andato? Andato via, è ritornato a piedi a Roma. Praticamente il ristorante era accanto alla macchina. Allora stiamo per arrivare al Piave. Quello là non ha sgamato, non ha sgamato subito che stavamo andando a Calavacciolo. Cioè, secondo me qua veramente siamo la ridicolaggine della situazione. 19 e non lo vedevo per niente male, seppur vuoto. Seppur vuoto. Eccola, la hai sentito? Non lo vedevo per niente male, seppur vuoto. Stiamo per arrivare al Piave. Secondo me le figure di merda stasera si... Io la foto con Fabrizio me la faccio. Ecco, il ragazzo si va a tornare alla macchina. Ubriachi. Beh, io già più in gelo. Vabbè, ci sporterà la polizia visto che farò stalking. Questa è tutta gente che hanno pagato, che dobbiamo fare? Volevo far vedere. Un collega con cui sono andata a ballare l'altra sera, che ha visto, stavo su Facebook, ha visto la foto, ha detto mamma mia, c'ha degli occhi stupendi, c'è uno sguardo bello, ha fatto sì satanico, dice sì, e dice quello è bello, dice, a tutti me lo dico. Grazie, ultimamente pure lui era buonasera, dai, l'hai presa? Parlando comunale, non c'è casa, non c'è niente. Ci fate un saluto? Sta riprendendo? Andate su YouTube, che è un canale con 150.000 visualizzazioni. Io faccio la nutrizionista e dirò, consiglierò, andate a mangiare. Certo, magari una volta ogni tanto la carbonara, fatemi mangiare cose alla griglia. Buonissimo. Assaggiamo risotto cacio e pepe, famosissimo, in diretta. Sentiremo se vale la pena. Ci dovete fare una bella recensione. È un spettacolo. Comunque... Fate finta di non averlo mangiato il mio risotto. Se noi ce lo meritiamo, ci dovete far cinque. Ce lo meritiamo. Così ha detto Torino Vernavacciolo, disse proprio queste parole. Ve lo meritate. Siete bravi, ve lo meritate. Ecco qua, grazie a lui. Comunque... Sì, però le basi... Cioè, sì, nel senso, signora, con tutto rispetto, per carità. Però detto da lui funziona. Signora, un locale che esiste da 70 anni... Infatti oggi ho detto a loro, è veramente un posto che è aperto da prima... Mio padre stanno lì, dopo ve ne faccio vedere. 15 anni in America. Questo è stato aperto da loro 70 anni fa.
Io sono cresciuta in mezzo a queste sedie e questi tavoli. Ah sì, abbiamo visto la foto, si vede lei da bambina nel... Sì. Vede lei cresciuta bene. Bambina, capito? A 11 anni stavo lì a fare le pizze, mio padre era dall'altra parte e da questa parte. Ciao. Infatti è un po' dispiace, cioè nel senso quelle cose lì no, un po' dispiacciono perché uno dice per fare una cosa magari positiva tocca mandarlo. Però le posso dire lei che è stata una bella pubblicità. E nel senso che ci sono parecchi bambini sui 10-11 anni che hanno visto la trasmissione e hanno costretto i genitori a venire qui. Viene parecchia gente da... Sì, per vedere il locale, per venire a mangiare. C'è una coppia, sono venuti l'altro sabato, ieri sono tornati, erano in 10, perché sto bambino è lui che mi chiama. Gaetana, sono io, ti vengo a trovare, domani, stasera siamo da te. Ma appena arrivano i miei genitori li porto immediatamente, che mia mamma ha una vita che mi dice, certo, voglio andare a mangiare. Tipico di queste parti è solo che andavo un po' a caso perché se non si conosce è sempre possibile. E quindi sì. Però le posso assicurare che io ho avuto un padre che è stato un grandissimo chef, un grandissimo pasticcere, perché lui faceva i dolci per tutta la gente di Frascati. La gente di Frascati non andava a prendere i dolci per i compleanni nelle pasticcerie. Veniva da mio padre: Aldaro, mi fai sta torta? C'ho un compleanno. E mio padre non le faceva mai pagare. Ha fatto le torte per tutto Frascati, per tantissimi anni. E la soddisfazione più grande io l'ho avuta perché noi in estate abbiamo i tavoli sulla piazza. L'anno scorso vengono i ragazzi che studiano a farsi questa gioia, che non so capace, per apparecchiare, per sparecchiare, queste cose così. È venuto questo ragazzetto, tutto quanto, dopo due giorni mi fa... Dice, Gaetana, te devo parlare, dico, dimmi. Dice, mio nonno ieri mi ha preso e mi ha detto, ma dove stai a lavorare? Nonno, sto da qua, signora bionda, sto da Gaetana, la tratto via piave. E il nonno gli ha detto, guarda, vedi come ti dico bene, non farmi fare brutta figura. Perché il papà di quella signora bionda, in tempo di guerra, ci ha sfamato a tutto Frascati. Però, adesso parlando, penso che debba essere stato un po' duro accettare... Anche se poi è stata sicuramente una bella cosa, sì, però per quello che può apparire, per il valore che ha per voi, no? Al di là economico, parlo proprio affettivo. Da noi devo dire che non ha trovato cose, no, è vero, gravi, cose importanti. Rispetto a tutti gli altri, infatti, no, era, no. Quando io ho visto tutte le puntate, mi piace tanto. È l'unico in cui sarei, non glielo dico perché lei è. No, perché la verità. L'ho detto anche a loro. Perché la verità. Ci sono certi di quei posti che non ci mettono più. Noi è venuto qui il secondo giorno, è andato in cucina da mio figlio. Mi ha detto, Fabrizio, io non riuscirò mai a fare quello che fai tu. Ma si vedeva che già cucinava a grande. Poi gli ha detto, io ho girato 1000 ristoranti e una cucina pulita, dei frigoriferi puliti, come li hai tu, ancora li devo vedere. Perché poi mio figlio è maniacale per la pulizia. Ma che proprio un ristorante che esiste da un sacco di anni. Poi mio figlio ci ha avuto la scuola. Dopo ce lo presenta. Possiamo conoscere. Dopo, lo faccio uscire. Mio figlio ci ha avuto la scuola del mondo, perché mio padre sono stati tre fratelli, tre cuochi. Il più grande dei fratelli ha fatto il cuoco alla Casa Bianca in America, ai tempi di Roosevelt. La zia di mio padre è la dama di compagnia della sorella di Roosevelt, che stava sulla sedia a rotelle. Io ho il bracciale della zia, della sorella di Roosevelt, che la zia di mio padre ha regalato a me. Poi l'ho mandato a fare, oltre alla scuola del nonno, ha fatto la scuola alberghiera a Fiuggi, che è una delle scuole più importanti di tutta Italia. Dopo di lì è andato a fare esperienza in Francia, a Parigi, a uno dei più grandi alberghi di Parigi, l'Hotel Lutezia, dove sono 10 cuochi a pranzo e 10 cuochi a cena. Il capo di tutti i cuochi, quando è ripartito, gli ha detto, Fabrizio, quando vuoi venire qui, per te la porta sarà sempre aperta. Poi è andato a Panama, e non ti dico bugie perché lui c'è sì, ho sentito che aveva detto che si era un po'... C'è una dedica fatta da dove è stato lì a Panama, che il sindaco di Panama City non lo voleva fare per te. Ha detto, Fabrizio, se tu vieni la sera a cucinarmi a casa, io ti do 500 euro ogni sera. Solo che lui ama... una casa sua, vabbè, certo, giustamente, certo. E è tornato qui.
Ma lui ama il lavoro, lo fa con amore, lo fa con passione, come lo faceva il nonno. Sempre. Sì, la cucina ce l'hai nel sangue, se lo fai... Sì. Comunque complimenti davvero, uno spettacolo, sì, questo, la poesia, sto riso. No, davvero. Tutto spettacolare. No, non lasciate, no. Se no, poi voi, se voi pensate che andiamo a mangiare a Trastevere, al centro della cucina romana, Saiolo è sardo, parenti a mio marito, perché mio marito è sardo. Sì, perché è taciturno. Pizzaiolo. Però sono tanti anni che si è sposata una signora di Frascati, impiegata del comune di Frascati. Comunque, innanzitutto faccio complimenti subito a Fabrizio. Dopo lo faccio uscire come. Sì. Lo faccio a quattro fan che lo aspettano. Sì, ma adesso io dico complimenti. Davvero. Sto facendo il video perché ho che l'ho voluta prendere. La vostra cardiologa, la coratella e la coda, la vostra già la coda? No, la coratella. Come ho visto in televisione che dice vabbè, ma era tutto secondo piatto me. Buono che facciamo. Ma gliel'ha detto qualcuno che aveva usato il becco, no? Non se ne accorto, non se ne accorto di davvero. Sì, ma era pancetta affumicata. Vabbè, c'è vabbè, sì, però c'è lui che c'ha il malato, capito? Cioè noi magari no. Però boh. Quelli sono gusti, secondo me, perché usare la pancetta affumicata o guanciale, sì, c'è la differenza. Però. Sì, però non è... no... Aspetti, eh. Ci volete far con... Fabrizio, te la fai una foto che è bella mia? Sì, sì, va bene. Ma lui sono per culo. Sembriamo i giapponesi, però ora ci teniamo proprio. Giapponesi. Abbiamo uno stock di foto. Pensare adesso, questo comunque ci dovrebbe fare la foto qua, eh? Poi vediamo. Signori, coratella con i carciofi. Io voglio provare, mi sia pronto. Bravo Salvatore. Guardate ragazzi, oddio, fa paura che la facciola con quella faccia lì, lo so, ma... Comunque sembra, ma è un bonaccione che finisce mai, Sì, è come mai questo io posso... Ma è educato come persona, è gentile. Sì, con me è stato gentile e tranquillo, perché poi lui ha fatto così con mio marito, perché mio marito è come un bambino, no? Su certe cose ci arriva dopo. Io invece sono diversa. Con me certe cose anzi, ci detto sei cose a cavallo. Alessia ha preso ha tinto dalla sezione attività sportive e ricreative. Sopra si è vestita per andare con lo slittino, col bob, e sotto la cavallerizza. Io mai più. Mai più, come prima stavo morendo. Non dormo, voglio andare in bagno, perché non voglio far figure. Io e mia mamma mi sentiva male psicologicamente. Mamma è affatto. Un secondo e mezzo. Ti rimane quelli da lavare i piatti stasera per pagare il conto? Minimo. È buonissimo, però è panna cotta. Quindi che ti ha detto? Non so, il cioccolato bianco. Ti ricordi la panna ro? La panna ro. Ma però c'è di cioccolato. Eh sì, è intorno. È top. Top cotta. No, no, io no. Non sto morendo. Sto perché... Proposta. Ale, abbiamo avuto una proposta di lavoro. Sì. Non le cameriere, le ha detto che farebbe strike averci nel locale. Sì, beh, è fiore.
immagino. Immagini vestito uguale col vestito che ti ha regalato. No, quella quella... di qua, di là. No, io voglio vestire no, uguale. No, con i canottieri con i gattini. No, vestito con i canottieri con i gattini. D'estate. No, no, con i gattini. Con no, io la cellulite di fuori, no. Non la tiro fuori, lei le gambe le può tirare fuori. No, con no. I gattini, con i gattini hanno perso i guantini. Con i conigli del grembiule. E silicone è partito. No, veramente, senti, non so. Ale! No, stavo...